Buongiorno, bentrovati. Buon giovedì 16 novembre. Oggi la chiesa ricorda Santa Gertrude di Helfta, vergine consacrata. Gertrude nacque ad Eisleben in Turingia il 6 gennaio del 1256. Trascorse tutta la vita nel monastero di Helfta, dove entrò a 5 anni come puera oblata, e quindi come bambina donata, e dove fu accolta per sua libera scelta tra le monache cistercensi. Dotata di forte ingegno, si dedicò agli studi di letteratura e di filosofia e si distinse nell'arte della musica e della miniatura. Verso i 25 anni attraversò un periodo di forte crisi interiore che le diede il senso della vanità dei valori mondani. Il 27 gennaio 1281, guidata dalla grazia divina, si convertì totalmente a Dio e si propose di attendere solo alla meditazione della Sacra Scrittura e delle opere dei padri. Considerò suo dovere partecipare agli altri i frutti acquisiti nella contemplazione e perciò compose diversi trattati nei quali lasciò il ricordo delle sue esperienze eccezionali e annunciò soprattutto l'infinita misericordia del cuore di Gesù verso i peccatori. Fu una delle prime sante a parlare del Sacro Cuore e a indicare il Sacro Cuore come sorgente infinita della misericordia di Dio. Offrì alle sorelle e a tutti un chiaro esempio di osservanza monastica, di penitenza, di umiltà, di carità e di preghiera. Purificata da una lunga e dolorosa infermità, morì il 17 novembre 1301. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli di Giovanni: nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore. Nel Vangelo odierno siamo invitati a riflettere sulla novità che Gesù Cristo è venuto a portare. La novità è Gesù Cristo e dobbiamo conformarci a Lui. Novità diverse da Gesù Cristo non sono novità, ma sono un ritorno al mondo del peccato in maniera più o meno velata. Il mondo è capace di rovinare le cose sante quando la mondanità spirituale, la mondanità secolare si infila all'interno delle congregazioni, all'interno della vita cristiana di una persona, anche i valori cristiani vengono pervertiti e diventano un'altra cosa. E per questo si diffonde lo scandalo, l'incomprensione, la corruzione, il male. Vino nuovo in otri nuovi. Il Signore chiede che la nostra vita sia rinnovata. Il rinnovamento delle strutture però richiede che ci sia il vino nuovo. Non basta cambiare le strutture. Se si cambiano anche le strutture ecclesiastiche, se si accorpa alle parrocchie, quel che l'è, ma se non cambia il vino, se non c'è il vino nuovo della grazia evangelica, a nulla serve. Invece occorre una profonda conversione personale. Da lì parte il rinnovamento della Chiesa. Da lì è la sorgente della bontà e della pace. Attacchiamoci al Sacro Cuore di Gesù e chiediamo che il nostro cuore si rinnovi a immagine del suo. Seguiamo l'esempio e gli insegnamenti di Santa Gertrude perché ci possa guidare sulla via dell'amore per il Signore. Rinnoviamoci interiormente e anche la Chiesa sarà rinnovata. Diventiamo operatori di pace e porteremo un po' di pace a questo mondo dove l'odio cresce sempre più. Buona giornata. Preghiamo gli uni per gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.